Quando Carlo Lorenzini dettò con Lodi, scrisse in questa casa fiorentina le avventure del suo burattino. Non pensò certo di meritare targhe e monumenti dai posteri. Invece da qualche tempo si fa a gara a chi onora meglio e di più la memoria del padre del più popolare burattino del mondo. Ecco i personaggi del libro come vi abbiamo visti da ragazzi, con la nostra fantasia. C'è perfino la buona Fatina dai capelli turchini. Lui, a giudicarlo dal naso, ha già all'attivo almeno una mezza dozzina di bugie. Oh, e ci sono anche i gendarmi. Offerta di una corona d'alloro a papà Collodi, mentre lungo il naso di Pinocchio corre una lacrima. E ora i giornalisti vorrebbero sapere come mai il burattino sia riuscito finalmente a piangere.